Ma quanto è concreto il rischio che Roma faccia la fine di Napoli con le strade invase dalla spazzatura? Ma io penso che sia molto elevato questo rischio, perché la politica ha perso molto molto tempo. Alemanno e Polverini sono stati 2 anni a litigare tra di loro sulla scelta di un nuovo sito senza prendere alcuna decisione e poi si sono affidati a un commissario straordinario che le ha sbagliate tutte. E il motivo è molto semplice, il commissario straordinario non deve essere rieletto, ma io credo che i cittadini se ne sono accorti di tutto ciò. Il punto poi di fondo è legato anche alle scelte che vengono indicate dal Ministero dell'Ambiente, che sostanzialmente, rispondendo a quella che è la normativa vigente, dice che bisogna in 3 anni arrivare al 50% di raccolta differenziata a Roma. Una strada che non viene digerita né dal sindaco Alemanno e neanche dalla governatrice Polverini. È invece una strada che Roma ha già praticato, ha già sperimentato. In 3 quartieri di Roma, dove si è fatta la raccolta differenziata da porta a porta, si è superata la soglia del 60% con una soddisfazione da parte dei cittadini di oltre il 90%. È una strada assolutamente percorribile perché in una parte della capitale si è già percorso. Che poi è la stessa che ha percorso Napoli, se ci pensi. Assolutamente, la provocazione del nostro libro di apertura è che Napoli l'ha fatta a Scampia, dove un quartiere difficile ha reagito con associazionismo e cittadini consapevoli. Bisognerebbe farla anche nei quartieri periferici di Roma per lanciare una sfida e soprattutto per cambiare la rotta. Quali sono le analogie fra Roma e Napoli? Quella del Lazio è una situazione paragonabile a quella campana perché, nonostante il commissariamento, non si sono raggiunti gli obiettivi che si erano prefissi. Il commissariato è durato dal 99 al 2008, aveva due obiettivi: ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti, fallito l'obiettivo, e l'altro era quello di raggiungere una soglia di raccolta differenziata come previsto dalle leggi vigenti. Anche in questo caso l'obiettivo è stato assolutamente fallito e non raggiunto. Se si considera che solo nel 2009 il Lazio ha superato la soglia del 15% di differenziata, una soglia prevista dalla legge per il 1999, e in quello stesso anno, nel 2009, addirittura la Campania riusciva a doppiare il Lazio, superando il 29% di raccolta differenziata. Ecco, un anno fa il governo Berlusconi nominava per l'emergenza rifiuti a Roma un commissario straordinario, Pecoraro. Com'è andata dopo un anno? È andata che il prefetto Giuseppe Pecoraro ha individuato due siti, Riano e Corcolle. Il primo sito vi era all'interno dei dettagli che motivavano l'idoneità dell'area, un errore nelle distanze tra l'invaso e le case. Per quanto riguarda invece Corcolle, vi era la vicinanza con la Villa di Adriano, che è sito patrimonio dell'UNESCO. Di fatto il ministro dell'Ambiente Clini ha commissariato il commissario, cancellando le scelte che Pecoraro aveva operato. Chi sono i responsabili nella gestione fallimentare dei rifiuti a Roma? La legge ci obbliga al 65% di raccolta differenziata, è una legge dello Stato, ma l'AMA e il Comune di Roma hanno deciso di non rispettare questa legge, non stanno facendo la raccolta porta a porta, preferiscono un altro sistema di raccolta dei rifiuti, e questo va a tutto vantaggio dell'imprenditore privato che ha gestito per anni la discarica e potrebbe continuare a gestire anche la nuova discarica costruita in emergenza, che è Manlio Cerroni. Pensate che nel 2002, quando era sindaco Veltroni, un gruppo di saggi preparò uno studio spiegando che l'unica maniera per raggiungere alti livelli di differenziata era fare la raccolta porta a porta, e tuttora il Comune di Roma e l'AMA, l'azienda che gestisce i rifiuti, hanno deciso di non realizzare questo sistema di raccolta perché dicono costa troppo. Sostengono in un loro documento di cui noi parliamo nel libro che ci vogliono 300 milioni di euro per fare bene la raccolta differenziata a Roma, se ne stanno spendendo 250 per fare un termovalorizzatore, di cui 200 sono fondi pubblici, li paghiamo tutti quanti in bollette, si chiamano CIP 6, e stiamo parlando dell'inceneritore di Albano. Fare invece gli impianti ecologici, ad esempio gli impianti di compostaggio, costa molto meno.